non trovano riscontri nella versione della perpetua del 92enne Don Rocco Eleonora di Bitonto gli 11 schiaffetti dati al Monsignore quando si trovava a terra nella casa del clero di via Besenghi, presumibilmente già cadavere, in quella mattina del 25 aprile 2014. La donna, nonostante la registrazione del 118 sentita davanti al giudice Filippo Gulotta, ha sostenuto in aula di aver solo appoggiato la mano sul volto del padre per sincerarsi delle sue condizioni. Don Pino, stando agli investigatori, sarebbe stato aggredito e strangolato nella sua stanza. L'assassino sarebbe poi fuggito portandosi via la collanina, un piccolo gioiello dal quale l'anziano non si separava mai. Questo almeno a detta della perpetua. Sentita oggi al telefono, la di Bitonto non ha voluto commentare le parole di Don Piccoli rilasciate ieri a Tele4, dichiarazioni forti che hanno gettato pesanti ombre sulla donna. Cui Prodest, da chi ha giovato tutta questa cosa? Colui al quale il crimine porta vantaggio lo ha compiuto. In aula è emerso che la di Bitonto ha ereditato 185.000 euro dal padre deceduto, 150.000 da una polizza vita e altri 35.000 da titoli bancari. La di Bitonto però ha affermato di aver tenuto per sé solo 37.000 euro, dividendo il resto dell'importo con i tre nipoti di Don Rocco e donando parte per opere di bene. Rimangono però quelle incongruenze sui bonifici ottenuti dalla donna da Don Rocco per aiutarla nell'acquisto di una casa, citati dal PM Tripani in aula, che la perpetua afferma di non ricordare. Di certo, tra la di Bitonto e il Monsignore esisteva un fortissimo legame di stima, tanto da portarla a realizzare anche un volume di testimonianze di fedeli di Don Rocco post mortem, consegnato agli atti della corte dall'avvocato della parte civile. La donna ha affermato di confidare nella giustizia e in particolare nelle testimonianze di quanti lavorano al seminario e conoscevano il prete accusato del delitto.